Tutti gli occhi del girone B di Serie D sono puntati su Venegono Superiore per il recupero della 30ª giornata del campionato, la super sfida tra Varesina e Pro Palazzolo. Avvio da incubo per i padroni di casa. Cross di Boschetti a sinistra, tutto solo. Gualandris in area di rigore spinge il pallone in rete trafiggendo Basti. Sono passati solo 4 minuti. La Varesina non si presenta in campo e la Pro Palazzolo gioca benissimo e dilaga. Tremolada scappa via a sinistra, mette dentro un pallone respinto in qualche modo dalla difesa delle Fenici, diagonale perfetto da parte di Boschetti. All'ottavo minuto è già 2-0, partita indirizzata e messa in ghiaccio dagli ospiti desiderosi di agganciare il Piacenza al primo posto. La Varesina prova a reagire con questa azione che si conclude col tentativo di Vitale che non riesce a trovare l'impatto col pallone, poi è solo Pro Palazzolo nel primo tempo con una marea di occasioni, tra cui questo destro da parte di De Angelis deviato da Basti in calcio d'angolo sugli sviluppi del corner. Boschetti va a mettere dentro il pallone respinto in qualche modo dalla difesa della Varesina. Kuel al volo non trova di pochissimo la porta, ma si riscatterà il classe 2005 qualche minuto dopo, quando al termine di una prolungata azione dentro l'area di rigore riesce a trovare il modo e lo spazio per trafiggere Basti sul secondo palo. Di voglia, di caparbietà, il gol del 3-0 che annichilisce la squadra di Marco Spilli, davvero ombra di se stessa. Poi al 45esimo ci prova l'arbitro a riaprire la sfida, perché il fallo su Obu è di Boschetti, per l'arbitro invece il tocco è falloso è di Kuel, che già ammonito viene espulso. Nel finale di primo tempo Pro Palazzolo in 10 uomini, può essere un raggio di speranza per la Varesina che a inizio ripresa prova a spingere. Vitale fa tutto benissimo, si prepara allo spazio per calciare, ma come vedete non inquadra la porta, e anche di parecchio. La Varesina che ci prova con i piedi nella metà campo della Pro, ma riesce a costruire poco. Questo tentativo da parte di Orellana dentro l'area di rigore molto pericoloso, mangia poco però è attento. Poi cross dalla corsia di destra, colpo di testa di Oboe che va a sfiorare il palo ancora della porta di mangia poco. Orellana è l'ultimo a mollare, ci prova a mettersi in proprio limite dell'area, conclusione appena deviata che sfiora il palo della porta della Pro Palazzolo. Non arriva il gol che potrebbe dare una fiammella di speranza alla Varesina, e allora la Pro rischia di esondare con la percussione in area di rigore da parte di Gualandris, chiuso da Basti. Poi l'unica buona notizia della giornata per la Varesina è il rientro di Carlo Manicone dopo l'operazione di appendicite. Gioca una buona mezz'ora il numero 9, sarà fondamentale per le prossime sfide. Varesina ancora pericolosa in area di rigore con questo colpo di testa di Vitale, ma mangia poco, la tiene lì senza particolari problemi. E poi Ravasi si mette in proprio e scappa via tutta la difesa delle Fenici in grande difficoltà. È entrato in area di rigore però dopo 60 metri di scatto, non ha la lucidità per inquadrare la porta. L'ultima chance della partita è questo destro da parte di Diglio in un finale stracontrollato dalla Pro Palazzolo, che non dà mai l'impressione di cedere e vola al primo posto.